Il premio prevede un vincitore e due segnalazioni. Quindi adesso noi procederemo proprio in questo senso dalle segnalazioni, che comunque avranno un premio anche in denaro significativo, che viene previsto appunto dalla scuola. Alunno lo scorso anno della terza B, che ha scritto un racconto intitolato Ricostruzione storica di un sogno. Patrick Giuseppe Penzo però conduce i suoi studi attualmente in Inghilterra, quindi non so se ecco, c'è il papà che è venuto a ritirare. Prego. Volevo leggere la motivazione. Le vicende legate al crollo e alla ricostruzione del campanile San Marco vengono rivissute attraverso un percorso veramente originale, in un continuo alternarsi di piani narrativi, di voci, di punti di vista differenti, di situazioni cronologiche volutamente dissonanti, di commistione tra realtà e fantasia. Ne esce una narrazione straniata e straniante che colpisce e incuriosisce. Molto felici le scelte espressive. Quindi complimenti ancora a Patrick. Con il racconto La perla del Campiello Bianco, la segnalazione spetta a Irene Malusà dell'ex Prima D. Credo sia importante segnalare anche la motivazione, perché c'è stato un grosso lavoro di archivio dietro questo racconto. Dalle registrazioni anagrafiche di una famiglia veneziana di fine Settecento e dalle relazioni sulla difficile condizione infantile a metà dell'Ottocento, frutto di un'attenta ricerca di archivio, prende vita la struggente e drammatica vicenda di due giovani sposi che tentano disperatamente di creare la loro famiglia. Molto pregevole in particolare l'analisi introspettiva della figura femminile. Originale e commovente la conclusione. È stato scritto da Laura Luca, dell'ex Quinta A, che è la vincitrice del concorso. La motivazione che ha convinto all'unanimità la commissione, mimetizzato nel paesaggio statico e assolato di Campo dei Gesuiti, un misterioso anziano professore viene evocato attraverso un racconto delicato e raffinato. I contorni del personaggio, dapprima sfocati e imprecisi, si fanno sempre più nitidi in un percorso che si dipana lungo il filo della memoria. Ne esce una rappresentazione affascinante e ricca di umanità. Davvero complimenti.